Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. E non sono ammattito, sono semplicemente molto molto contento perché anzitutto c'è un bellissimo sole, tant'è che lo sto nemmeno usando il faretto, io adoro il sole. E poi oggi è mi pare, 29 marzo, il 27 marzo, finalmente ha aperto Tiger a Grosseto e io sono felicissimo. Perché ho sempre sognato di fare video assaggi e a Lidl non trovavo mai abbastanza cose, magari ne trovavo uno o due. E invece non so quanto riusciate a vedere, ma ho comprato il mondo e ho speso solo 13,20 euro. Ammetto di aver già assaggiato i marshmallows, però tutto il resto non l'ho assaggiato, lo assaggiamo insieme. Spero di farcela perché devo anche uscire. Cominciamo appunto dai marshmallow, che sono l'unica cosa che non sono una sorpresa per me. Ecco, così vedete anche le mie manine spatti, si presentano così, sembrano uno slime. Io ho mangiato solo quello lì, ma sono buoni anche così. Sono buoni, ma niente di diverso da altri marshmallow che avevo assaggiato. Darei un 7, non di più. In realtà volevo iniziare dai salati, poi alla fine mi sono tradito. Però vabbè. Andiamo un attimino avanti. Andiamo avanti con questi. O meglio, questo robino qui, che cos'è? E del salato mi pare sia il sesamo. Diamo un morso, ci metterò di meno sicuramente. Controllavo i cani. Buonissimo! È molto buono. Mi ricorda un po' il torrone, anche se ce n'è un altro dopo che gli assomiglia ancora di più. Però mi ricorda un po' quello. Adesso lo metto qui perché io volevo far vedere assolutamente la confezione di più assaggi possibili. Allora, questi qui sono i Butter the Jet Anger Pastry Stick. Non ve li riesco a sollevare perché la confezione è troppo grossa. Però vi faccio vedere direttamente. Sono molto simpatici, si presentano così. Io non ho la messa a fuoco. La messa a fuoco è la mia mano. Sono il formaggio, io darò la roba al formaggio. Non ho dato il voto a quello di prima. Quello di prima è un altro 7 perché niente di particolare. Invece questi, sottospecie di grissini al formaggio, do un 10 perché io adoro il formaggio, roba al formaggio. Io sono di Andiamo avanti. Assaggiamo questi che sono i chili puffs, mi pare. Si presentano così, dovrebbero essere piccanti, speriamo non troppo, perché io piccante troppo forte, insomma, così assaggiamo.
Il piccante si sente tutto insieme. Meno male che non li ho lasciati per ultimi. Rimettiamoli a posto. Forse è il caso di rifarsi la bocca con qualcosa di dolce. Assaggiamo un biscottino danese. Biscottini danesi che si presentano. Oh, aiuto! Che si presentano così. Non so quanto riusciate a vedere. Ah, ma ce n'è più di uno nella confezione. Vabbè, io ne assaggio uno, ragazzi. Assaggio uno, anche perché in realtà colazione l'ho appena fatta. Si presenta così. E assaggiamo per rifarci la bocca da sto piccante. È buonissimo. È buonissimo. Mi sto dimenticando di dare sempre i voti. Al chili do un 6 perché è buono, non mi fa impazzire. Ma non mi fa impazzire. I biscotti danesi li do un bel 8. 8 pieno. Adesso cosa è rimasto da assaggiare? Ah, mettiamo da parte il chili perché sennò non riesco a prendere le cose. E assaggiamo quest'altro robino che è molto, molto simile al torrone, come si chiama? Peanut Bar. Peanut? Devo andare a vedere sul vocabolario che vuol dire. Buono. Buonissimo. Molto, molto buono. Andiamo avanti con l'ultimo snack per questo video, che sono delle caramelline gommose, mi pare. Siglaige Box Saver Salt Ladders. Io e il mio inglese, a volte bello, a volte brutto. Ne assaggiamo una. O anche due, boh, vediamo. Si presentano così. Non so che gusto sia questa. Ah, al peanut do un 8. Assaggiamo la caramellina. Si attacca un po' ai denti, ma è molto buona. Visto che non ci ho messo tanto, proviamo un altro gusto anche. Ma è uguale. Ne volevo una diversa. Sa di ciliegia, buone. Ora scusate, ma non ho preso nemmeno il tovagliolo per pulirmi la bocca perché ero troppo eccitata l'idea di fare questo video, anche se sto per uscire e avevo paura di non fare in tempo. E niente, io direi che alla fine ce l'ho fatta ad assaggiare tutto. Quindi a questo punto il video assaggi finisce qui. Io vi saluto,
Vi chiedo appunto scusa se non ho preso un tovagliolo, ma ero veramente molto eccitata all'idea di fare questo video perché è il primo video assaggi che porto sul mio canale. Vi mando un grosso bacione. Fatemi sapere se questo video, questo tipo di video vi piace, in modo tale che quando posso, compatibilmente col fatto che non ho ancora lavoro al momento, ritorno magari da Tiger a prendere altre cose e magari lo trovo anche meno affollato, perché vi assicuro che non ho visto tutto né preso tutto, non solo per una questione di soldi, ma perché era... Scusate, come al solito la mia macchinetta fa schifo. Se volete istituiamo un crowdfunding, compro una macchinetta nuova, tipo una Canon M10 a True Colors, se no sto scherzando, quindi non vi disiscrivete. Stavo dicendo che non ho preso tutto, non tanto per una questione di soldi, anche se ho fatto la mia brava spesetta, ma per il fatto che comunque, come tutte le nuove attività, tutti vogliono andare a vedere cos'è. Andiamo a vedere Tiger, andiamo a vedere Tiger, quindi era pieno, non si poteva camminare. Perciò fatemi sapere se più avanti e vi interessa una seconda parte di video assaggi di Tiger. Io vi saluto davvero questa volta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!